La stagione sportiva in terza categoria vive le fasi culminanti con la disputa delle semifinali play-off che conducono alla serie superiore. Lo Sporting Altino, già qualificato all'appuntamento finale, attende di conoscere il nome della sua antagonista che uscirà fuori dalla sfida odierna al Comunale di Tornareccio. L'11 del presidente Pili, vera sorpresa della stagione, riceve infatti l'ambiziosa Civitellese che al contrario è una cliente abituale dei piani alti, ma per un verso o l'altro è stata sempre costretta a rimandare i sogni di gloria. La sfida, che si presenta con una bella cornice di pubblico, prende avvio con i locali subito propositivi, ma allo stesso tempo imprecisi dalle parti di Alberto Piccone, che rimane impassibile sulla bordata fuori misura di Carbonetti e poco dopo osserva senza patemi la sfera che va a spegnersi sul fondo in seguito al piazzato dal limite di Iannone. L'iniziale pressione dei biancazzurri di mister Pasquarelli si rivela abbastanza sterile e al 16° gli assalti si confermano infruttuosi con l'ottima apertura al centro di Carbonetti, sul quale Vojtovic tenta una improbabile conclusione ravvicinata di prima intenzione. Se i tornarecciani mancano di lucidità in fase offensiva, il cinismo è di casa alla Civitellese, almeno in questo caso. È il 22° infatti, quando al primo tentativo concreto della propria gara, i ragazzi di mister Ranieri vanno a bersaglio con Giacinto Di Lullo, che su uno spiovente dalla destra di Piccoli è lesto ad intervenire sul secondo palo, approfittando anche dell'uscita intempestiva di Pili, costretto alla capitolazione. Gli ospiti, che hanno a disposizione soltanto un risultato, la vittoria, per accedere alla finale, sembrano sulla strada giusta, considerando anche la timida reazione dell'11 biancazzurro, che nel concreto, prima del riposo, si limita soltanto alla rasoterra di Marchetti, che sibila pericolosamente al lato. Negli spogliatoi mister Pasquarelli suona la carica ai suoi e in effetti la squadra che torna in campo sembra una lontana parente di quella abbastanza bulica vista nei primi 45 minuti. In avvio i locali protestano per una sospetta trattenuta in area ai danni di Marchetti, che il signor Lannutti di Lanciano non ritiene di dover sanzionare con la massima punizione. La Civitellese risponde poco dopo con l'incontenibile Piccoli, che semina scompiglio sul versante di destra, lasciando sul posto alcuni avversari e arrivando alla conclusione da distanza ravvicinata, che manda la sfera a scheggiare la trasversale. Scampato il pericolo, i biancazzurri si riversano in avanti con una certa continuità, soprattutto dopo l'ingresso in campo del beniamino di casa Marco Ferrante, che avviene subito dopo la clamorosa opportunità fallita di pochissimo da Vojtovic. Il numero 16 del Tornareccio si riscatta ampiamente e con gli interessi appena due minuti dopo, quando autografa il pareggio approfittando di un suggerimento di Costantini, che lo serve all'altezza del vertice d'area piccola. La sua girata indirizza la sfera all'incrocio dei pali, lì dove Piccone non può arrivare per il tripudio del pubblico di fede biancazzurra. Sull'onda dell'entusiasmo, il Tornareccio si produce in una nuova offensiva che stavolta con Marchetti non risulta altrettanto devastante, anche se il sinistro del 10 biancazzurro mette i brividi alla retroguardia Civitellese, destinata di lì a poco al raddoppio dei padroni di casa, che sovvertono l'iniziale svantaggio con Walter Iannone pronto a ribadire in rete da due passi, sfruttando al meglio la ribattuta di Piccone sul diagonale in area di Ferrante. A questo punto il risultato premia il Tornareccio, che vede la finale, anche se il risultato non mette ancora al sicuro da sgradevoli sorprese. Per questo mister Pasquarelli incita i suoi nel tentativo di trovare il tris della tranquillità, che non arriva. Al 24° ci prova Thomas Iannone, che dal limite spedisce al lato. Due minuti dopo è la volta di Ferrante, che sfonda sulla destra e dal fondo rimette al centro un pallone davvero invitante, sul quale però nessun compagno del reparto avanzato è pronto per effettuare l'eventuale tap-in ravvicinato. Lo stesso Ferrante cerca poco dopo l'iniziativa personale, con Piccone che risponde presente. Gli ospiti si rivedono al 36° quando Pili riscatta ampiamente l'incertezza sulla rete subita, annullando con estrema reattività il colpo di testa ravvicinato di Grimaldi. Dall'altra parte Ferrante semina scompiglio e appoggia il centro per il meglio piazzato Vojtovic, che al pari del suo compagno di squadra Marchetti non riesce a trovare l'attimo giusto per il colpo di grazia. La Civitellese, che spara le ultime cartucce al 44° con un nuovo intervento risolutore di Pili su Grimaldi, deve alzare bandiera bianca e consegnare la finalissima al Tornareccio. Per i biancazzurri la domenica di festa viene parzialmente mitigata dal cartellino rosso di Walter Iannone, che per somma di ammonizioni sarà costretta a saltare la finalissima con lo Sporting Altino. Emiliano Lemme, il centrale difensivo del Tornareccio, che oggi ha rispettato i pronostici della classifica vincendo contro la Civitellese. I pronostici della classifica, ma non quelli del campionato, perché voi siete la vera sorpresa, non vi aspettavate ad inizio stagione di arrivare alla finalissima.
Era un obiettivo che sinceramente non ci avremmo scommesso il 100%, però diciamo che l'organico del paese, tutti i ragazzi del paese, a metà campionato si è formato un bel gruppo e abbiamo iniziato a crederci. Oggi siamo arrivati a questa prima finale di playoff contro una squadra molto meritevole, molto organizzata, ci hanno dato filo da torcere, però l'abbiamo spuntata. Adesso vi aspetta la finale con l'Altino? Sì, ci aspetta la finale con l'Altino, diciamo che fra le due squadre ci conosciamo tutti, quindi sarà una bella partita di calcio, anche se dura, perché il calcio alla fine è duro, però speriamo di farcela come abbiamo fatto in campionato, facendo fare la prima sconfitta all'Altinese, all'Altino in campionato. Oggi avete fatto anche un bel regalo al presidente Pili, che non è qui presente per motivi di lavoro, ma che si rivedrà attraverso la nostra emittente le immagini di questa vittoria. Sì, diciamo che non è presente, ma sarà sicuro sdraiato sulla battigia. Però è un bel regalo anche per lui, che davvero ci sta mettendo tanto, nonostante le capacità economiche che sono ristrette, ci sta mettendo davvero tanto. La Civitellese è una squadra ormai abbonata ai play-off, purtroppo però non vanno a buon fine. Questo è il quarto play-off in 5 anni, siete arrivati ad un passo dalla finalissima, mister Ranieri, e il primo tempo era anche abbastanza promettente. Poi che cosa è successo? Ma per quanto riguarda la partita, abbiamo regalato il primo tempo, gli ultimi 10 minuti, e ci siamo salvati, abbiamo portato l'1-0 dentro lo spogliatoio. Poi, come con l'Altino in casa, abbiamo regalato l'inizio del secondo tempo e poi è mancato un pizzico di fortuna, potevamo arrivare ai supplementari. Comunque il nostro campionato rimane positivo, l'obiettivo minimo era quello di centrare i play-off. Come ho detto in un'altra intervista, ci siamo giocati il terzo posto nelle ultime giornate e abbiamo perso la possibilità di giocare in casa per i 2 risultati. Comunque questo è il momento di fare dei bilanci. Campionato positivo, la squadra si è comportata bene, la società continua a crescere, consideriamo che sono ragazzi tutti del posto, con dei ragazzi che vengono da fuori, dai paesi limitrofi, però con un budget risichito, cerchiamo di andare avanti. Adesso ci godiamo questa serata, festeggeremo lo stesso, faccio un in bocca al lupo al Tornareccio per la finale contro l'Altino. A tutte e due le squadre faccio un in bocca al lupo. Bisogna anche pensare alla prossima stagione, mister Ranieri. Lei ha ultimato la seconda stagione brillantemente, anche se siete usciti dai play-off. L'anno prossimo che cosa farà? Allora, in questo momento ci godiamo la serata, festeggeremo pure noi, poi da questo momento in poi deve lavorare la società. Una società che è formata da ragazzi del posto, più mezza squadra che gioca, gli diamo un po' di tempo, vediamo un po' e poi tutti insieme ci siederemo intorno a un tavolino, cercheremo di fare dei programmi positivi se la società vuole.